Buonasera a tutti, benvenuti a casa Chio. Oggi è venuta a trovarci una donna bellissima, siciliana doc, mamma bis e super solare con noi, Clizia Incorbaia. Grazie, che presentazione stupenda, grazie mille. Grazie, Sentite sono di contenta di cuore essere qua. perché sei veramente una donna splendida che trasmetti veramente tantissima solarità anche attraverso i tuoi social, raccontando la tua vita e essendo anche molto spesso di ispirazione per molte donne che ti seguono, perché sei seguita da tantissime donne. Sì, devo dire che piaccio molto alle donne. Oh. Oh. È un vanto. È un vanto, è bellissimo questo Vale di perché più, eh? Vale di più. vale tantissimo perché gli uomini sono volubili, no? Si sa, no? Mettono un like o spendono un commento positivo per la ragazza del momento, piuttosto che poi si scordano di quel profilo per la bonazza del momento e poi si scordano di quel profilo per mettere un like a un altro. Invece le donne ci sono sempre, ecco, quindi un commento positivo. Le donne le fidelizzi veramente, perché noi poi siamo più difficili, piacere a una donna è più difficile e quando entra nel suo cuore ci sei veramente. Quindi questo è bellissimo. Io ho l'80% di donne con cui scambio opinioni, con cui scambio consigli. Anche loro sono di ispirazioni per me, le donne che mi seguono. Cioè, io vi giuro tantissime cose, anche sulla maternità, nonostante sia al secondo figlio, perché non sei mai abbastanza, non sei mai veramente preparato, tantissime cose me le hanno suggerite loro. Tipo i paracapezzoli, a un certo punto Gabriele non si attaccava più, questi paracapezzoli non sapevo neanche che esistessero, ma hanno aiutato loro a continuare l'allattamento al seno per un altro po', perché non riusciva più a attaccarsi, per fare un esempio, no? Per dire. Infatti così i Vale, vuoi social chiedere magari possono qualcosa? essere uno scambio reciproco. Scusami, Azzurra, prego, No, Vale. volevo sapere se Valerio voleva chiedere come erano fatti i paracapezzoli, No, voleva vederli. li ho comprati anch'io. No, li ho comprati anch'io, argentati per mia moglie. E Sembrano quelli che usati anche tu? usavamo. Sì, no, no, è perché anche lei aveva dolore, quindi avevano consigliato dei paracapezzoli argentati, che sembravano quelli del tour di Madonna, di quando Madonna faceva quel La tour. Virgin. Esatto, e Molto c'erano. 80. No, scusa Valerio, ti Quindi. avevo immaginato tipo Robert De Niro ti presento i miei con la tetta, capito? Ti ricordi quando si presenta così? Sì, guarda, manca solo quello, però per il resto sono un bravissimo mammo, me lo dico da solo, Bravo. anche se la mamma è fenomenale, però io quello che posso fare lo faccio, posso cambiare i pannolini come quelli della Ferrari cambiano le gomme in 8 secondi, quindi se avete bisogno, visto che siete al terzo mese, è nato da 3 mesi Gabriele, vengo a darvi il cambio. Dai man forte a Paolo perché anche lui è un super papà come te. Anche lui devo dire, noi ci dividiamo al 50-50 le cose perché secondo me nuove famiglie vanno in questa direzione, no? Cioè nel senso che non esiste più il papà di una volta che era pressoché assente, passatemi il termine, no? Le famiglie erano veramente di stampo patriarcale. Oggi le famiglie sono 50-50. È vero. Infatti, quando mi hanno detto che potevo entrare a vedere il parto, stavo svenendo solo quando me l'hanno detto. Pensavo di stare in corridoio a bere un caffè, come nei film, no? Ma Paolo dov'era? Paolo dov'era quando è nato Gabriele? Allora, Paolo era fuori dalla sala. Io non l'ho voluto. In realtà ne abbiamo parlato parecchio. Sì, ne abbiamo parlato parecchio. Lui voleva essere presente. Però, dato che è un momento molto intimo, molto personale, devi sentirtela tu come donna, nel senso che se tu pensi che puoi trarre forza da quel momento, dal tuo compagno accanto, allora che ben venga. Ma se ti crea un'inibizione, a me creava ciò, capito? Mi imbarazzavo. Io non ho voluto uomini, io con la ginecologa, giuro, e l'ostetrica, non ho voluto neanche l'anestesista che mi ha fatto l'epidurale e l'ho fatto uscire fuori. Non volevo presenze maschili, perché è un momento molto intimo e molto forte, no? In cui passa la vita, passano le viscere e tutto, quindi non volevo, no. E lo trovavo troppo intimo. Poi ripeto, ognuno trova una sua quadra, però molti psicologi dicono che spesso l'uomo che assiste al parto in molte coppie poi incrina la sessualità, l'aspetto sessuale, perché tu vedi soltanto la donna come atta a proliferare,
cioè a dare la prole, a dar vita alla partire. prole e non la vedi più dal punto di vista sessuale, sensuale. Sì, è vero, lo dicevano, Ripeto, in uno di realtà. noi ha un suo equilibrio, attenzione, perché c'è gente che dice: ma come, cosa dici? Per me non è stato così, quindi ognuno ha la sua esperienza, no? Nel mio caso ho trovato un sacco di Ma bene. magari Clizia semplicemente qualcuno dice delle cose che non puoi pronunciare in nessun altro momento della tua vita, e quindi è meglio che lo fai nel chiuso di una sala parto con le persone atte a farti partorire, insomma, perché si possono dire e fare cose che è meglio tenere. È come il Fight Club, è la stessa cosa, cioè Ah, non si parla del quello che Fight succede, oppure quello che succede a Club. Las Vegas resta a Las Vegas, quella roba lì. Esatto, una cosa del genere, sì, più o meno. Tu considera, poi esco dalla cronaca personale, che quando mia moglie invece, anziché dire parolacce, raccontava tutti i gossip che non poteva dire, cioè tutti i segreti che ha tenuto in quegli anni, li stava raccontando all'infermiera, l'ho dovuta fermare. No, fantastico. Cioè Ma tutte le perché se tenute, fai, ma se lei fai... che raccontava i cavoli di tutti. Ma perché se fai l'epidurale comunque, cioè, perdi un po' l'inibizione, cioè comunque è un'anestesia che ti manda un po' in orbita, no? Io me la ricordo molto bene e molto bella, poi ognuno fa le sue scelte personali, insomma, è No, stato un è bel momento. fantastico, l'epidurale è meravigliosa. Io primo parto mi è presa a ridere tutto il tempo, vi giuro non riuscivo a bloccare la risata. No, ma basta, l'anestesista a un certo punto, giuro, l'anestesista fa, adesso basta. E io tipo che ridevo, non riuscivo a controllarmi su spingi, non spingi, fai, dici, perché mi era presa così a ridere, mi aveva proprio tipo sballata, non lo so, c'ero... però è stato troppo divertente. Invece questa volta ero più proprietaria di tutto, ero più cosciente, forse sì, una consapevolezza maggiore del tuo corpo, di quello che sta accadendo, di tutto, no? Sì, Beh, poi dopo, bello. a proposito di consapevolezza del corpo, tu hai mostrato il tuo corpo in ogni momento, diciamo, anche il Sì. dopo, la pancia, perché hai fatto questa scelta che purtroppo è ancora inusuale, cioè c'è sempre una specie di pudore. Adesso abbiamo visto, ti faccio commentare anche questa cosa, abbiamo visto sul tappeto rosso di Cannes, mi pare Adriana Lima, con il pancione Era Lima con esposto in l'abito tutta la nero sua... e la pancia in evidenza, Esatto, in tutta la fighissima. sua grandezza e la sua bellezza. Anche Rihanna si è mostrata su Instagram con Sì. questa pancia enorme. E devo dire che, insomma, mia figlia, che adesso compie 10 anni, beh, 10 anni fa queste cose non si facevano. Ti dovevi un po' coprire prima, durante e dopo, fino a che non, con sforzi importanti, magari, se fai figli a 40 anni, come qualcuno da queste parti, con sforzi importanti ritornavi a una Sì, situazione giusto. accettabile. Allora ti dico sì, perché secondo me, no, spesso siamo tartassati da immagini di perfezione, no? E lo subiamo, da chi ha 16 anni lo subisce a chi ne ha 60, no? Ed è qualcosa di impossibile trovare. Quindi delle rassicurazioni dietro queste immagini plastiche, perfette, essere la remessa in forma a tutti i costi a 2 giorni dal parto, farsi vedere una taglia 38, cioè purtroppo le celebrity, scusami, e i social ci trasmettono ciò. E trovo che non sia corretto perché intanto dai un aspetto depressivo a tutto questo perché le donne dicono: ma come cavolo faccio? Cioè, no, non mi riconosco in questo. E le deprimi queste povere, queste... Ma e quindi io volevo, dato che rivesto una veste pubblica, no? Tantissime persone che mi seguono e tutto quanto, nel mio piccolo lanciare un piccolo messaggio alle persone che mi seguono, dire: raga, siamo così, no? Siamo tutte nella stessa barca, siamo con una luce radiosa, ma c'è ancora la pancia postpartum, perché è normale che ci sia. E quindi mi sono voluta mostrare quella pancia che sembrava ancora da 4-5 mesi, con la pancera. Perché il corpo ha bisogno di un normale riassesto, perché è una macchina perfetta e meravigliosa che ha bisogno però di tempi tecnici, cioè, Sì. capito? Non si può Sì, vincere. e poi Clizia, scusa se ti interrompo, è stato importante perché ti rendi conto di una cosa. Al momento uno dice: oddio, cosa ho visto? Ho visto una pancia enorme, ho visto una pancia postpartum con una pancera che si usa magari qualche volta dopo, c'è cioè chi la usa, chi non la usa, o comunque è un'immagine
alla quale non sei abituato, ma alla quale ti abitui subito. Cioè, in realtà ti fa fare un salto, un secondo. Io ho visto Adriana Lima che apriva, proprio ho visto la scena in cui apriva questo abito nero e mostrava questa pancia enorme, ho fatto wow, e poi ho detto, vabbè, è tutto normale, insomma, non è che c'era Alien lì sotto, non so come dire, Io l'ho ecco. trovata bellissima, sensuale e glamour, ho detto chapeau, finalmente. Perché per tanti anni la pancia è stato un tabù, per tanti anni era come se, in questi ultimi anni, voglio dire, era come se tu dovessi avere per forza una pancia piccola e dire, ah no, io ho il pancino piccolo, perché? Madre Natura, lo immagini così. Ma La infatti, no, Venere di quello che dicevo io Botticelli è che il passare dallo stupore alla era veramente morbida. normalità, certo, il passare dallo stupore alla normalità è un nanosecondo, cioè fai wow un minuto, dopodiché dici ma è normale, cioè, e deve Azzurra, diventarlo bisogna sempre di più. normalizzare delle cose e passare anche dei messaggi. Voi avete qua lei che è fantastica, io l'apprezzo, è siciliana come me, è una persona fantastica e anche lei ho visto che col discorso anche dell'accettazione del body positive si è molto battuta. Questo è importantissimo perché lei è bellissima, lei dice ma io non sono una taglia 34 e perché deve passare soltanto una taglia 34? Assolutamente, assolutamente Giusto? così. E come dico sempre, i social devono essere utilizzati anche in modo da essere di supporto per chi ci segue e far sentire normali tutti e tutte le persone che ci seguono, perché la normalità è anche questa. Ma certo, ma poi posso dirti una cosa, dietro un'immagine perfetta, scusate, ecco, cioè io dico sempre ragazze, ricordatevi che spesso facciamo anche le foto per i giornali, no? E si è super photoshoppate, o tanta gente magari si toglie mille taglie, magari noi non lo facciamo, no? Ed è giusto secondo me passare immagini reali, io ho visto anche Miriam Leone, una bellissima donna, un'attrice nostra, lei fa, io non mi modifico neanche nessuna foto, cioè le mostro sempre così. Va bene che è molto bella e non ne ha bisogno, ma in realtà tantissime donne stupende non ne hanno di bisogno, lo sappiamo, ma se le modificano dalla testa ai piedi. Cioè, è così nel Sì, mondo vabbè, dell'immagine. non vi dico, ma Valerio mi seguirà su questa cosa. Certe mamme, ma anche certi padri della scuola dei nostri figli, li vedi su Instagram e sembrano Barraffaeli e Leonardo DiCaprio, li vedi davanti alla scuola e dici: no, ho sbagliato istituto, insomma. Sì, è vero, è più Ma nella perché gente comune. secondo me c'è. E Adesso tu dici, è diventato ma la cugina molto. quella lì dove sta? E no, ma Dov'è la tua sai cos'è cugina? che Dov'è tua cugina, ormai. quella bella? Ma sai cos'è che ormai tipo Facetune, tutte queste app che mi hanno detto, io per esempio non ce l'ho No, neppure, no, le usano tutti, cioè perché sembra che per forza dobbiamo avere un naso microscopico così, dei zigomi così e delle tette così, perché sennò non veniamo riconosciuti, no? Un conto usare i filtri per scherzo in Instagram Story, per scherzo, per stare, cioè se magari non sei truccata lo vuoi utilizzare, un conto è avere una trasfigurazione della realtà nella tua bacheca, far parlare una ragazza che non sei tu, cioè tu dici, ma chi è che non ti riconosci neanche tu in questa persona? Quindi è importante far passare, secondo me, questo messaggio da casa. Tra l'altro, guarda, Assolutamente sì. voglio sfatare un mito, voglio dire, io non so chi è che abbia stabilito degli standard estetici così stringenti, ma agli uomini piacciono le donne in generale, non è 1 chilo, 2 chili, 3 chili, anzi, meglio, però non è che stanno lì col centimetro, e soprattutto la sensualità a volte veramente non è quella delle pose plastiche su Instagram. Io mi ricordo un amico che diceva, quando vedeva una bella ragazza, diceva, io me la immagino in cucina che prepara le lasagne. Cioè, non se ne immaginava, hai capito, in una posa da super diva, se ne Brava. immaginava che piacciono. Perché è nella quotidianità poi che tu ti innamori, non su una foto o in una posa finta. Ma Sono tante d'accordo. paranoie ce le creiamo noi donne, tante Sì. paranoie inutili. La Sì. cellulite, la smagliatura, cose che gli uomini nemmeno vedono, nemmeno No. notano. Ma no, ma poi Vabbè, se noi ci teniamo, ma come dice provate. Valerio, se noi trasmettiamo serenità, se loro ci amano, se noi siamo sicure di noi, anche con tutte le imperfezioni di questo mondo, loro non se ne accorgono, ma ci adorano nel nostro essere uniche, diverse, speciali. Paolo, per esempio, mi dice sempre la stessa cosa che ha detto Valerio, infatti l'apprezzo tantissimo. È vero. Ma tu le fai le Vabbè. lasagne? Le sai fare le lasagne? Le lasagne no, tipo, allora, spaghetto con le vongole lo faccio bene.
No, secondo me la traduzione le so fare. Io sto Allora lui si pensando una sola immaginerà. cosa, a quando molti anni fa, si usava a dire agli uomini: ma mi trovi ingrassata? E quelli erano al Frejus mentre tu aspettavi la risposta. C'erano, stavano passando, cioè erano con la macchina sotto il Monte Bianco, tipo. Perché se dici sì, ovviamente sei un capone. Se dici no, dice non mi dire balle, sì no, cioè non ha Devi essere una sincero. risposta. Non ha È una lì risposta l'equilibrio questa. precario. Quelle sono le domande trabocchetto. Sì. Lì devi ordinare una bella Diciamo. pizza. Dici, ordiniamo una bella pizza per stasera, così cambi discorso Quella è e. la risposta. E voi quale risposta apprezzereste? Chiedo sia a Clizia, alle mie amiche, sia a Clizia che Rosalinda. Qual è la risposta Allora, perfetta? io per ipocrisia direi no alla sincerità. In realtà vorrei sentirmi dire sempre che sono bellissima e stupenda così come sono. Bravo. Manca Manca Clizia. Sottoscrivo, sottoscrivo. È Vabbè. ovvio che al di là di sì, anch'io vorrei sentirmi sempre dire, ma che è quello che mi dice poi Paolo, devo dire che la mia sicurezza anche in gravidanza, io avevo un bel pancione, non avevo, cioè, super, lui mi ha sempre dato tantissima sicurezza. È vero che la donna è anche un po' riflesso di quello che un uomo le trasmette, Sì. beh, in quel perché periodo è comunque loro, fondamentale, sì, nel cioè periodo della dico. gravidanza, un partner che ti Sì, sostiene è quasi una condizione sine qua non. è vero che l'equilibrio lo devi trovare in te, l'amarti, parte da te, ti insegnano tutti i terapeuti e Vabbè, ho quant'altro. capito. Quando Però, sei nella tempesta degli ormoni non è così brava, semplice essere equilibrata, brava, dai, ci vuole brava. una roccia in qualche momento della vita, su. Sì, Però la assolutamente. Quindi loro, voi avete una cosa, avete un ruolo fondamentale. E avere partner come Valerio, come Paolo, insomma, non è una roba da poco, eh? Ma guarda che le donne in gravidanza sono bellissime, hanno uno stato di grazia, cioè sono proprio, hanno una luce, non è il problema del corpo che cambia, è che sono proprio, cioè, i primi 3 mesi magari è meglio se il marito scappa e sta zitto, perché quando c'è la fase critica, diciamo, non sono degli angeli. Però poi dopo il quarto o quinto mese entrano in uno stato di grazia. E tra l'altro una tua collega del mondo dello spettacolo mi faceva notare una cosa, che nei primi 2 anni, dopo il parto, la donna è al massimo della sua bellezza e della sua sensibilità. Ed è verissimo, eh? Cioè, nonostante le Vero. notti insonni, eccetera, hanno proprio un Bravo. viso, una luce che è fantastica. Perché devono avere Una anche poi. attitudine. Sì. Perché poi hanno delle energie infinite. Perché voglio dire, crescere un bambino, allattarlo, svegliarsi ed essere comunque sempre sorridenti, pronte a iniziare una giornata, vuol dire avere veramente superpoteri. Quindi complimenti, complimenti a Crizia e complimenti a Paolo, perché dai suoi occhi si vede Aspetta, sempre che mi si guarda. sì, aspetta, Gabriele dorme? A che punto siamo della storia, Cli? Dorme allora. Non voglio suscitare l'invidia degli dèi, diceva mia suocera. Devo iniziato? dire che lo stiamo abituando con l'ultima poppata, tipo verso mezzanotte così. E Ok, la pare risposta non l'abbiamo. diciamo niente allora. Non Non c'è da c'è lamentarsi. da Nell'invidia dei genitori, nell'invidia degli dèi. Sì, esatto. Vabbè, già 3 mesi li hai fatti, quindi. Sì, è già un test, Però quindi. credo che la serenità, ecco, che la serenità in casa, sia fondamentale per i cuccioli, ecco, questo sì. Sì, Gli dà dei buoni assolutamente. input e quindi riesci a che tutto Beh, va, Paolo cioè, sembra a proprio. veicolare, no, veicolare no, però a far sì che tutto pian piano vada nella direzione migliore, ecco. Poi, insomma, ogni bambino ha i suoi tempi, ogni storia è a sé. Comunque, si cerca di fare il massimo, ecco. Da genitore mi sento di dire questo. Poi, se c'è la serenità e l'amore, c'è tutto. Poi guarda, Paolo è uno Clizia, tranquillo, invece a parte. abbiamo. Ah, scusa.
Valerio, scusami, volevo chiedere una cosa a Clizia, perché abbiamo parlato di tanti aspetti positivi dei social, che ci danno la possibilità di ricevere consigli, di scambiare consigli con la gente appunto che ci segue. E invece come affronti gli aspetti negativi anche dei social, cioè gli attacchi gratuiti? So che hai ricevuto anche veramente degli attacchi che non hanno giustificazione in merito anche alla tua decisione di non allattare più Gabriele, che non hai, diciamo, preso molto bene, giustamente, dei messaggi terribili. Quindi come, cioè, ti viene ogni tanto la voglia di dire basta, non espongo più la mia vita privata sui social perché rischio di essere così giustamente attaccata? No, assolutamente no. Oneri e onori. Sai che quando sei pubblico riceverai sia complimenti, cioè sia persone saranno da dirti delle cose positive, saranno delle persone a dirti delle cose negative, non saranno d'accordo con te. Quindi assolutamente so che l'essere pubblico significa questo, se no non farei questo lavoro e non mi esporrei mai, non è che posso prendermi soltanto il buono. Poi c'è da dire una cosa, che sono state anche non capite delle cose, perché purtroppo c'è tanta ignoranza in giro e altri sentimenti negativi su cui non mi soffermo, onestamente. E io in realtà non è che ho smesso di allattare per scelta, anche se però sono d'accordo, se uno non ce la fa più, è stanco e lo fa per scelta, va benissimo. Infatti quel messaggio era stato scritto anche apposta per quello, per chi ha deciso di non allattare, per chi ha deciso che non ce la faccia più, è passata all'artificiale, perché dobbiamo essere liberi e non subire questa pressione sociale. Io in realtà ero veramente così stanca che avevo esaurito il latte, tanto che il piccolo dava testate al mio seno e non riusciva a cavare un ragno da un buco, cioè non c'era più latte, si era esaurito. Lì si è aperto anche un dibattito di gente che dice, ma i corsi preparti dicono, ma cosa dici? Sì, è vero che con la suzione si stimola la ghiandola e tutto quanto, ma se non c'è più latte, perché c'è anche l'ormone dello stress e il cortisolo che produci, e puoi rimanere senza latte, che te lo dice il pediatra, la ginecologa, ragazzi, cosa state dicendo? Quindi là tutti quanti si sono predicati, i professionisti del tema, e purtroppo c'è questa ignoranza. La cosa e poi ognuno c'ha la sua storia, io con l'altro... Esatto, la cosa importante che hai detto è che comunque è una scelta personale. Sulle scelte personali e così intime, direi che insomma pronunciarsi e magari anche no, ecco. Ma scherziamo, ragazzi, cioè, scusate, ho apprezzato anche un giornalista che aveva scritto dicendo, ragazzi, ma non si può avere questa pressione sociale ancora nel 2022 e ritenere, certo, o meno una brava mamma a seconda del fatto che, cioè, se lei allatta col suo latte oppure no, e allora in base a questo si cataloga come buona o cattiva madre. Capite che questa cosa è una cosa di un maschilismo, no, guarda, assoluto. Date per scontato che una madre fa sempre il meglio per suo figlio, tanto per cominciare, questo datelo per scontato. Poi una madre che magari non è stanca e che sta bene, che è in piena forza, proprio perché magari rinuncia alla fatica enorme di allattare al terzo mese, magari significa far stare meglio anche il proprio figlio, dargli più attenzioni. Ma cosa vuol dire? Allora, un figlio sereno, questo dico, un bambino sereno sarà un bambino migliore. Sicuramente se tu allatti nello stress assoluto, tipo questa donna che mi ha scritto che per lei significava l'avere un figlio, l'annullamento della sua figura femminile, che stava là 9 mesi morta dietro a lui, una madre, certo, praticamente depressiva, e diceva che doveva essere così, era nell'annullamento che c'era il sacrificio. No, il sacrificio di una madre c'è nel fare diverse cose per suo figlio, ma non nell'annullamento della donna. E questo è il concetto ancora sbagliato che non può passare. Non è l'annullamento di una donna che è il sacrificio. Il sacrificio è ben altro, è una donna che... Non si sente che niente. Ha la lettura e buoni sentimenti e quant'altro. E all'amore. Questo bisogna solo fare un applauso, Clizia, perché purtroppo se ne parla sempre poco, e quindi ti ringraziamo per aver affrontato una tematica così importante. Io non sono ancora mamma, però spesso quando guardo le tue storie imparo, e sicuramente sarà un modo per essere preparata quando un domani diventerò anche io mamma. Sei dolcissima, sarai super. Io ti vedo come una super mamma. Speriamo, sì, speriamo. Ci proverò.
Grazie mille, Clizia. Noi ti aspettiamo prestissimo qui a Casa Chi, perché per noi è veramente un piacere averti qui. Grazie, grazie a voi ragazzi, è stata una chiacchiera bellissima. Vi bacio. Ciao Clizia. E vi auguro una buona giornata. Bacio a Gabriele e Paolo. Sente fame. Sente il piccolo che c'ha fame. Vai, vai. Grazie mille. Ciao.